Il pareggio tra Ascoli e Roma è certamente più gradito all'Idolm che a Castagner. Il risultato finale infatti non rispecchia quanto messo in mostra dalle due squadre. Ha giocato meglio, molto meglio l'Ascoli, che ha costruito anche numerose occasioni da gol, anche se, come vediamo, la prima prodezza l'ha compiuta Pazzagli per evitare l'autogol di Carannante. La Roma invece è parsa ancora molto lenta, specie in difesa, fantasiosa ma poco efficace a centrocampo. In attacco Föller ha capito quale area tira nel nostro campionato. Già abbastanza registrato in tutti i reparti l'Ascoli e con un Casagrande capace di raccordare il lavoro dei compagni e finalizzarlo per Scarafoni. Ma sul gol il brasiliano non c'entra, la punizione di Giovannelli, Agostini rimette al centro per Scarafoni che elude Policano e batte Tancredi. Nel finale di tempo, prima Desideri centra la traversa di Pazzagli e poi Manfredonia si fa sorprendere in fallo di reazione e finisce anzitempo negli spogliatoi. Ancora Ascoli pericoloso in avvio con Dell'Oglio e Tancredi è bravissimo ad intercettare. Sono le 17:20 quando fa il debutto nel nostro campionato Ugo Maradona. 5 minuti dopo potrebbe chiudere il risultato, splendido il suo tocco ma appena fuori. Dall'altra parte entra Pruzzo, sarà pure un caso, ma la Roma arriva al pareggio subito dopo. Punizione di Policano, testa di Collovati, pallone sembra sul braccio di Carannante. Non ha dubbi lo bello che indica il dischetto. Zibi Boniek non è tipo da emozionarsi e fa secco Pazzagli. L'Ascoli si accorge d'aver buttato al vento la vittoria e cerca di riacchiapparla in qualche modo, ma i tentativi di Scarafoni, Casagrande e Maradonino non hanno esito.